Ciao a tutti! Ciao! Oggi spacchetteremo e scopriremo insieme a voi una nuova bambola reborn. Sì. Questa bambola è stata realizzata da Katia, che trovate su Facebook alla pagina Katie Reborn Dolls, che vi metto nel link in descrizione. Allora, noi abbiamo aperto già qui sul canale altre bambole reborn, ma questa è diversa da tutte quelle che abbiamo mai avuto. Sì. Perché è a corpo intero, non è una bambola in silicone, che sono quelle sì con il corpo intero ma tutte in silicone morbido. No, è una reborn però con il corpo tutto intero, senza le parti in stoffa. Sono molto curiosa di vedere com'è fatta. Tu? Pure io. Ok, e allora aprila. Già il pacchetto, guarda che bello. Sì. Proprio a tema. Oh, ok. Dai, ce l'hai fatta. Ok, apriamo. Pronti? Vai, alza. Scopriamo. No, vabbè, è troppo bello. No, ma quanti pacchettini! Senti che morbido. Questa è la sua copertina. Sì. Ma è pieno di pacchetti. Ecco, guarda, c'è la bustina di lei. Allora, questo è il suo certificato di nascita. Il nome del kit è Kingsley di Sandy Faber, è nata il 1 giugno 2021, è lunga 51 cm e pesa 1,970 kg. La Reborn Artist Katia Iorio, Kate's Reborn Dolls, come vi dicevo. Qui dentro c'è anche il suo ciuccetto magnetico, infatti vedete non c'è la tettarella perché questo si attacca a calamita. Quello cos'è? È un fiocco, un piccolo accessorio. Una mollettina, quindi avrai i capelli. Avrai i capelli un po' lunghi per metterglielo. Sì, poi il suo braccialetto. Oh, come quello dell'ospedale, però è rosa. Sì. E c'è il suo nome con la sua data di nascita. Mi sa che c'è un altro con l'anguria. No, ma c'era un altro ciuccio. No, non ci posso credere. Ma dai, ha pensato anche a mettere il ciuccio con l'anguria per te. Sì. Guarda, Lissa, qui c'è anche una piccola guida su come prendersi cura di una reborn. Spiega bene che cos'è e come trattarle, perché appunto le reborn non sono normali giocattoli. Ok, beh, già le premesse sono belle, tu che dici? Sì. La cura si vede. Allora, questa è la coperta. La coperta è la cosa più bella, ok? Questa mi piace un sacco, poi la userò pure io. Va bene, chi te lo impedisce? Beh, non è molto estiva, eh? Questa è d'inverno, ti metti sul divano con questa copertina, i popcorn, un bel film. Sì, che poi è proprio di un colore che a me piace. Rosa, però anche metallizzato e chiaro. È un rosa antico. E ora tu hai acceso il climatizzatore e io c'ho freddo. Questa ora mi serve. Va bene. Vabbè, ma vogliamo scoprire questa bambola. Però prima ovviamente tutti i suoi accessori. Sì, ovvio. Iniziamo. Guarda che bei pacchettini, tutti con il nastro. Per una bambina ci sta bene la carta delle principesse. Sì. Copriamo che cosa c'è. Mi sembra che è il mio compleanno e spacchetto i regali. È vero. Ok, vediamo cosa hai trovato. Cos'è? Pantaloncini? Sì, belli. Che carini. Sono proprio belli, e poi per l'estate. Eh sì, perché poi nelle bambole col corpo intero non si vede mai la stoffa, quindi le puoi vestire anche tutte belle leggere. Sì. Vedi che non vedo l'ora di scoprirla. Tutte le cose che troviamo le mettiamo qui sul tavolo. Vediamo. Un pupazzo! Questo lo prendo io. Ma scusa, ti prendi tutto tu? Beh, però è veramente carino. Ma quello me lo prendo io. Quella è una bambola, che cosa ci fa? Con il pupazzo, questo era mio, eh? Questo era vero mio. Mamma, guarda, è proprio un set. Ok, seconda cosina, la mettiamo qua. Perché? Qui c'è anche un biglietto. Vediamo. C'è scritto per Alissa da Matilda e Marisol. Oh, grazie! Noi salutiamo tantissimo Matilda, Marisol e anche Alice. Ciao! Che cos'è quello? Non lo so. Ah, ma questo è per me! Ma un'altra cosa per te! Sì! Ok, altra cosina trovata. Ti stai divertendo? Sì, è bellissimo.
Infatti è il biberon. Ah no! Non è un biberon, è uno spruzzino. Perché? Forse per lavarle i capelli. Quanti regalini! Vediamo cos'è quello. Oh, è la tutina! Ma che bella poi! Sì. Non è la classica tutina rosa, ha tutti i fiorellini! Bellissima! Wow. È originale! Ok, mettiamola qui! Il body! Che bello! No, ma questo è troppo bello! È veramente bellissimo! Voglio rimpicciolirmi! Oh oh, il tavolo comincia a essere pieno! Vediamo! Vediamo! Ah, sono i calzini! Ah, giusto, è vero, mancavano i calzini! Beh, in effetti! Belli, con il merletto! Vero! Ultimo pacchetto, vediamo... Mi sa che il cappello! No, il bavaglino! Questo bavaglino, ma è bellissimo! È a strappo! Ah, così è facile da mettere! Bello, no, questo lo adoro! C'è scritto sono amata! Okay. È rimasta solo lei! Allora, con calma, tirala fuori che la... mettiamo sul letto. Ok, vedo un po' già il braccio. Ma io vedo la copertina. Guarda un po' la copertina di cos'è. È Mino degli Aristogatti. Ok ragazzi, ci siamo arrivate. Ecco qui il momento più atteso. Scopriamo com'è fatta questa bambola. Ma ha già un vestitino. Che bello. Ecco, aspetta, la testa un attimo. La testa per ultima. Allora, scopriamo i piedini. Ecco. Mamma, è bellissimo. Ma è morbido. Senti, dentro c'è qualcosa. È riempito. È in vinile morbido. Bellissimo. Fammi vedere i piedi. Voglio vedere qui sotto. Che belli. Guarda le righette. Ma poi guarda che bello che si piegano. Sì, e poi è morbida, è molto morbida. Sì, sì, le manine. No, vabbè. Belle. No, finora è super realistica, ma soprattutto la morbidezza. Pur non essendo in silicone, è di una morbidezza incredibile. Poi dobbiamo anche sentire se pesa. Eh sì, beh, dovrebbe pesare quasi 2 kg, però 2 kg non è tantissimo. Wow! Che faccino simpatico! Mamma, guarda pure la testa! La testa si muove? Sì, si muove! Guarda come sono infilati uno per uno! Ah sì, così. Questo è super faticoso perché mettere tutti questi capelli uno a uno è molto... cioè ci vorrà tipo 10 giorni! Guarda, sono tantissimi! Non si possono neanche contare. Voglio vedere anche la pancia. Certo, adesso la vediamo tutta. Credo che la cosa che mi piace di più di lei sono i capelli e gli occhi. Ok, voglio vedere la pancia e anche il sotto che cosa c'ha. Ok, allora la sfogliamo. Mamma mia, però sei proprio vestita tanto. Sì, è una femmina. È una femmina e guardate un po' tutto il corpo, morbido. Tutto intero. Sì, guarda, è fatta benissimo, pure l'ombelico. È vero. Beh, cambiamola allora, no? Body, ecco piccolina. Adesso ti cambiamo. Ora qui. Che bella! Sì, e guarda un po', vedi? Le giunture sono articolate, quindi puoi anche cambiarle posizione. E poi vedi, resta in posa. Alzala un po'. E mettere i vestiti... E le cose che hanno i bambini è facile con una bambola, però con i bambini veri che si muovono non tanto. Comunque guarda, Lissa, mi piace tantissimo. Perché il fatto che non abbia il corpo in stoffa, vedi? Quando anche tu le metti il body, qui non si vede quella parte in stoffa che non è tanto carina. Qui vedi la pelle come se fosse veramente una bambina vera. Sì. Come la chiamiamo? Cioè, no, ha già un nome, però... Cioè, se non vogliamo chiamarla così, come la potremmo chiamare? Pensaci. Intanto si chiama Kingsley, però se tu le vuoi dare un altro nome, glielo puoi dare. A me sembra un nome tipo Melody. Melody, che bel nome, come la figlia di Ariel. Allora le mettiamo il ciuccio anguria.
Immaginavo, anche perché ha anche il vestito tutto colorato. Sì, e poi mi piace in realtà di più questo. Vediamo, si attacca bene? Sì, si attacca proprio bene. Oh, che carina. Ecco qua il braccialetto, ve l'ho messo forse un po' a largo. Comunque dopo puoi cambiare anche il nome e ci scrivi Melody. Sì. Fammi un po' vedere qua i dettagli, guarda anche le unghie. Sì. Veramente perfetta. Guarda pure un po' lucida. Sì, sì. Ma poi è troppo bello tenerla in braccio, sembra proprio di tenere una bimba vera. E in più la pelle ha anche una texture un po' ruvida. Guardate tutte le venuzze, proprio come la pelle dei bambini appena nati che hanno un po' questo effetto. Comunque Alissa, ti è piaciuta questa bambola? Sì, è bellissima. È veramente molto molto carina. Sì, Katia è una artista nata. Sì, è vero, sono assolutamente d'accordo. La ringraziamo tantissimo per averci fatto questa bambola così bella. Ma non solo è bella la bambola, ma è bella tutta l'esperienza di scoprirla con tutti questi accessori, con tutte queste cosine. Vediamo un po' se lo abbraccia. Oh, che bello, che bella. Dobbiamo ringraziarla. E allora noi ringraziamo ancora Katia, salutiamo ancora Matilda, Marisol e Alice, cui mandiamo un grandissimo bacione! Mua. E quindi ragazzi, io vi ricordo che vi lascio tutte le info in descrizione per avere anche voi una bambola reborn come questa. Comunque è carinissima anche con la fascetta. Va bene ragazzi! Per oggi questo video unboxing finisce qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Io e Alissa vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Non ho resistito, volevo vederla anche con la tutina. Guardate quanto è carina anche così.